buongiorno a tutti. Eravamo rimasti tempo fa a queste parole. Io sono in Dio e se volete ricordarmi, gioite. Se volete parlarmi, gioite. Mettetevi poi da una parte, chiudete gli occhi e cercatemi nella pace. In Dio ci si parlerà, ma non nel linguaggio delle parole, nel silenzio. Ecco, abbiamo fatto questo silenzio che è durato del tempo e oggi ricordiamo Pino con le parole, Pino Cerroni, con un rito liturgico, con una preghiera che dedicherà poi quest'aula alla persona che tutti quanti noi abbiamo conosciuto. E allora ci segniamo con il segno della croce che ci caratterizza come cristiani, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno anche da parte mia, sono Lino Stoppani, Presidente della Federazione. E facciamo questa inaugurazione che non ha bisogno di presentazioni di Pino Cerroni, perché i presenti sono familiari, sono amici, sono dirigenti o colleghi di lavoro di Pino, per cui conoscono la storia, le qualità e tutti i valori di questa persona. Fipe ha avuto l'onore di averlo come suo vicepresidente per un periodo breve, perché poi la malattia ce l'ha portato via, ma un periodo breve ma sufficiente perché crescessero quelli che sono i valori sulla quale noi cerchiamo di fare anche l'impegno sindacale, fatto di rispetto, di amicizia, di collaborazione, da parte tua anche di qualche critica sempre ben presentata, ma abbiamo pensato di dedicargli questa sala per onorarlo, ringraziarlo per quello che ha fatto nel corso della sua attività a favore della nostra federazione, per sentirselo sempre vicino. Speriamo che la sala gli vada bene, perché è anche molto esigente, cose di contrario, ma chiederemo un contributo aggiuntivo alla FIPE, ad Alto Grillo a cui arriva. E l'abbiamo fatto essenzialmente per tre motivi, come ho detto, è per ricordarlo e perché lo meritava, insomma, e al di là di quello che ci ha lasciato la federazione, lui ha lavorato in questo palazzo per tanti anni, lasciando evidentemente quel che è il contributo del suo qualificato lavoro, ma anche tante relazioni umane che certamente hanno valorizzato il suo passaggio in questa sala. Perché mi manca, e soprattutto in un periodo di grande difficoltà come l'attuale, dove la crisi porta anche qualche complicazione sul lato associativo, aver avuto Pino in questi passaggi che hanno caratterizzato la federazione, quindi rivolgo in particolar modo ai colleghi della federazione, ci sarebbe stato molto utile. E poi anche perché ha avuto la sensibilità, dopo che è mancato, grazie alla sua famiglia, di mandarmi un piccolo presente che tengo in casa, segno di un vero sentimento che volevo anche così confermare, dedicandogli una sala, perché se l'è meritata, perché continui a volerci bene, continui ad assisterci. So che tra l'altro era una persona in poche parole, per cui mi taccio qui. Tra l'altro, quando ho proposto alla dirigenza, al presidente Sangalli, se poteva essere una cosa che voleva andare bene, ho avuto l'entusiastico apprezzamento da parte di tutti, per cui è una cosa che abbiamo fatto volentieri, abbiamo fatto col cuore, anche con un po' di commozione, perché ripeto, è una persona che per quanto mi riguarda ha lasciato anche molti valori. Grazie. Allora continuiamo con il rito, avete il libretto perché ci sono delle parti dove dovete essere attori anche voi insieme a me. Dio che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cristo Gesù, che ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, verbo del Padre fatto uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazareth. Così egli tolse l'antica maledizione
conseguenza del peccato, e trasformò in fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al Creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con l'ingegno il progetto della creazione. Così, associato a Cristo Redentore, nell'esercizio della carità, va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre, per intercessione di Maria e Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare in questo luogo. Ascoltate la parola di Dio dal libro del Siracide. Facciamo dunque l'elogio degli uomini illustri, dei nostri antenati per generazione. Di altri non sussiste memoria. Svanirono come se non fossero esistiti. Furono come se non fossero mai stati, loro e i loro figli dopo di essi. Invece, questi furono uomini virtuosi, i cui meriti non furono dimenticati. Nella loro discendenza dimora una preziosa eredità, i loro nipoti. La loro discendenza resta fedele alle promesse, e i loro figli in grazia dei padri. Per sempre ne rimarrà la discendenza, e la loro gloria non sarà offuscata. Parola di Dio. Veniamo a te, Signore. Salmo 103. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia, egli sazia di beni i tuoi giorni, e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Benedici il Signore, anima mia. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Benedici il Signore, anima mia. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come vista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Benedici il Signore, anima mia. Perché egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere, come l'erba sono i giorni dell'uomo. Come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce. Benedici il Signore, anima mia. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono, e il suo regno abbraccia l'universo. Benedici il Signore, anima mia. Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che fate il suo volere. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Adesso facciamo una pausa di silenzio e poi reciteremo il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
O Dio, Creatore e Padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono di questo luogo, fa che osservino sempre la giustizia e la carità, e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione è prima di tutto per le persone e poi per le cose, anche le cose che riguardano gli oggetti che riguardano la nostra fede. Questo crocifisso che sarà posto in quest'aula, perché altrimenti non avrebbe senso questo rito, perché deve caratterizzare il luogo dove operiamo, come abbiamo sentito finora, è di un artista. E questo artista ne ha fatto già dono al Santo Padre, Papa Francesco, in un'occasione di una partita, che era la partita per ragazzi disabili nella primavera scorsa. E quindi voi avete anche questo legame con il Santo Padre attraverso questo crocifisso che io dono al nuovo presidente, e così poi deciderà con chi ha fatto questa meravigliosa sala di posizionarlo in questo ambiente. Ringrazio ovviamente, e la presenza del crocifisso è anche una forma di rispetto a Pino, che so che era molto religioso. Poi faremo un consiglio direttivo e litigheremo per dove piazzarlo, ma certamente lo metteremo in questa stanza, in un posto importante. Poi il presidente viene con me, che scopriamo. Il presidente Sagani. Sì, buonasera. L'acqua con la quale vi ho aspersi viene da Lourdes, quindi non è l'acqua della nostra città, che pure è buona, comunque è un'acqua che sapete che compie miracoli, e speriamo che il miracolo di questo luogo sia veramente il miracolo di un luogo coerente con gli impegni che ha nel mondo del lavoro. E adesso tutti insieme possiamo leggere quello che abbiamo nel libretto. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce con il tuo amore. Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore restiamo nella sua pace. Così non litigherete quando deciderete le cose. Ovviamente abbiamo disturbato anche il presidente Sangalli, a cui lascio il microfono per due considerazioni. Grazie, volentieri. Io ritengo, anzi, riteniamo, porto anche il saluto del direttore generale Francesco Rivolta, riteniamo che sia stato molto giusto e molto bello anche che EFIPE oggi ricordi Pino Cerroni dedicandogli uno spazio, non solo
nel cuore di chi l'ha conosciuto, ma anche nella vita quotidiana della Federazione con questa sala. Io ho tanti ricordi di Pino Cerroni. Ricordo innanzitutto che Pino Cerroni era nato alla vigilia di Natale, una data particolare, e dentro di lui c'era effettivamente qualcosa di natalizio, ma non in un modo non scontato. Lo distingueva infatti non l'allegria tipica del Natale, tutt'altro, lo distingueva invece la bontà, mai ipocrita, e quella sua umanità non superficiale lo ha fatto amare da tantissime persone che hanno lavorato con lui e che oggi lo ricordano qui e con grande commozione. Era una persona eccezionale, una persona dal cuore d'oro, incuteva sempre un certo timore con quel suo modo brusco e a volte anche severo di fare, mentre ti fumava mille sigarette addosso. Ma la durezza era solo una maschera che veniva giù subito quando si trattava e si parlava di cose importanti. Pino era un uomo serio, di rara intelligenza, un uomo che amava e conosceva veramente il suo lavoro. Io ricordo che quando lo chiamavo alla vigilia di Natale per fargli doppi auguri, quello del compleanno e quello del Natale, lo trovavo immancabilmente e qui in Confcommercio al lavoro, certamente non con la soddisfazione delle sue collaboratrici. E guardate, allora io chiudo così con un passaggio che penso voi e condividiate, voi che l'avete conosciuto molto bene. Io sono sicuro che Pino oggi è felice di sapere che lo ricordiamo. E in fondo me lo vedo che ci guarda da lassù mentre fumando una sigaretta e facendo un commento tra l'ironico e il sarcastico su di noi, ci fa intanto uno di quei sorrisi con gli occhi che lui riservava soltanto ai veri amici. Grazie. Siamo qui, vi ringraziamo per la vostra disponibilità, c'è anche un caffè, vero Pino? Sì. Perfetto, in questa saletta, e vi ringraziamo, ripeto, per la vostra presenza e noi cercheremo di onorare il posto. Grazie. Grazie. Grazie.